Umbria Sport Magazine. Umbria Sport Magazine. Salvatore, dopo Massimo Moratti, Gianluca Pagliuca, un altro amico, i rapporti personali, i rapporti umani valgono ancora qualcosa in una società in cui si stanno un po' perdendo? Assolutamente, l'ha detto Gianluca prima, lo ripeto io, c'è stima, rapporto umano, quando uno chiede una cosa, che ovviamente non è tutti i giorni, ma ogni tanto, non c'è una titubanza, c'è una certezza, mi dirà di sì come se me l'avesse chiesta lui, assolutamente. E poi si vanno a conoscere dei personaggi come Gianluca Pagliuca, che è stato uno dei più grandi portieri che noi abbiamo avuto, per i 20 anni che ha giocato a calcio, per i 3 mondiali che ha giocato, ma soprattutto per la persona che è disponibile anche oggi con i ragazzi, è lì che aiuta, vuole farli migliorare, gli dà delle certezze, gli dà i consigli. Noi volevamo andare sulla falsariga, visto che questo impianto è dedicato a Angelo Moratti, sulla falsariga di giocatori che hanno fatto la storia dell'Inter, e penso che avremo altre sorprese da qui a maggio. Per quest'anno faremo così, sicuramente personaggi importanti che vengono non perché sono costretti a venire, ma perché hanno la voglia di donare qualcosa ai giovani, ai ragazzi che ci tengono molto a vedere dei personaggi che hanno fatto la storia del calcio italiano. A proposito di storia del calcio italiano, soprattutto dell'Inter, mi vengono in mente poi, non so, magari Zanetti e Bergomi potrebbero essere... Loro hanno fatto sicuramente la storia, sono quelli che hanno avuto più presente nell'Inter, hanno giocato 20 anni. Io Aviera l'ho conosciuto appena arrivato, appena nel 95-96 arrivò a Milano e venne alla trasmissione televisiva Mediaset, e ero lì perché lavoravo per loro e lo conobbi lì, era timido, ma si intravedeva subito una persona per bene. Io ho fatto per un mio amico, purtroppo non c'è più, un amico d'infanzia, una partita per 10 anni a Correggio, a Reggio Emilia, e lui è sempre stato presente, senza dire, e mi ha portato Recoba, mi ha portato Vieri, mi ha portato tutte le persone che potevano far prendere qualcosa per intitolare scuole, aule, a nome di questo mio amico che era veramente un mio caro amico d'infanzia. Bergamo è uguale, è stato il mio compagno di stanza per 3 anni, abbiamo giocato tanto in nazionale, ripeto, più che dei giocatori che, ripeto, hanno fatto la storia, sono le persone, che per me le persone fanno la differenza, perché se venisse qui uno che ha fatto 2000 partite ed è altezzoso, presuntuoso, non riesce a trasmettere niente ai ragazzi, mi offre un assist, perché questo vuol dire che andando a lavorare con i giovani bisogna educarli sia da un punto di vista atletico professionale, qualitativo, valutarne ovviamente le qualità atletiche, perché se uno è bravo, però educarli probabilmente anche ad essere uomini prima che atleti. Assolutamente, essere disponibili con i compagni. A me ha fatto crescere molto stare in mezzo, ero molto timido, nei compagni da giovane età stare in mezzo mi ha fatto crescere, mi ha fatto capire le regole del gruppo e rispetti le regole del gruppo, e si vive bene in un gruppo che può essere calcistico, tennis, quello che vuoi, però l'importante è crescere all'aria aperta, e noi che abbiamo avuto questa fortuna ce ne rendiamo conto adesso, assolutamente. Siamo contenti di avere in Umbria ovviamente Salvatore Bagni. A proposito di storia, il Perugia qualche tempo fa ha lanciato un contest sul social per le Hall of Fame dei giocatori, e nel contest tra Paolo Rossi e Salvatore Bagni i tifosi hanno votato Salvatore Bagni, che è nell'app ufficiale del Perugia. Allora, sai perché? Ma c'è solo un motivo: io ho giocato, sono nato qua, calcisticamente io sono nato qua, cioè io sono arrivato da sconosciuto, e il Perugia mi ha fatto diventare un giocatore, diventare un giocatore in 4 anni importantissimi per la mia crescita personale, con tutti gli errori che ho commesso perché ero giovane, però penso di aver dato anche qualcosa, e se ho sbagliato, e ho sbagliato tanto, è stato per istinto, non per opportunismo, e questo la gente lo percepisce. Poi io sono di natura positivo, io da 60 anni che mi sveglio positivamente, c'ho entusiasmo come quando giocavo, secondo me quello si trasmette ai ragazzi, e io sono contento perché vuol dire che qualcosa in questa storia ho dato, e le cifre contano, perché se sono anche quello che, essendo nato qua praticamente calcisticamente, perché il Perugia mi ha dato l'opportunità, quando arrivai io c'erano 5 giocatori in quella, mi ricordo Cicottelli, Scarpa, c'era Sabatini, c'era Goretti, ci giocavamo, nomi importanti, sì, nomi importanti, io ero l'ultimo della lista, poi devo tanto a Castagnari che ha avuto fiducia sin dalla prima partita amichevoli, però è importante per i ragazzi nella crescita, oltre che nell'educazione, nel rispetto e la personalità. È una dota fondamentale per crescere. Il lavoro di Salvatore Bagni, che comunque continua a lavorare con i giovani anche nel giro dell'Europa, c'è qualche nome interessante magari da portare in Italia? Magari, che non so, iniziare qualche collaborazione con il Perugia? Ma io con Roberto è stato il mio giocatore, Goretti è stato il mio giocatore a Perugia, l'ho avuto quando ero direttore generale.
io porto giocatori in tutto il mondo, non solo, faccio prime squadre di solito e poi lavoro sui giovani più interessanti che ci sono in giro per il mondo. C'è qualche nome che adesso la stuzza? No, ma i nomi sono tanti, ma ce ne sono parecchi giocatori che diventeranno importanti. Io direi Ayer del, ne dico uno così, Ayer dello Start, un norvegese 98, centrocampista centrale. Da portare in Italia? Da portare in tutto il mondo, quello va bene per tutte le, già per la prima squadra. C'è già qualche società magari? Sì, ce l'ho detto, è ovvio, ci sono tante società importanti che sono dietro lui. All'estero crescono prima di noi, non c'è niente da fare, vengono buttati dentro prima, perciò hanno la maturità per giocare a certi livelli. E su questo volevo tornare, concludiamo sul Perugia, che ha lanciato Pierpaolo Bisoli, che lei conosce tra l'altro molto bene. Stiamo a 600-700 metri di casa, perché lui si è trasferito a Cesenatico, perciò siamo proprio vicini. Tra l'altro andrà a giocare questo weekend proprio con il Cesena. Esatto, e poi sono stato io che l'ho scelto quando ero dirigente a Bologna come allenatore del Bologna in Serie A, perciò sicuramente c'è stima, sicuro. L'ho visto l'altra settimana, ci siamo fermati a Perugia, che c'era questa mia scuola calcio che giocava col Perugia 2002, siamo stati mezz'oretta a parlare, sempre piacevole parlargli perché è molto convinto delle proprie idee, trasmette molto a queste squadre, non tralascia niente, è un lavoratore, perciò secondo me farà molto molto bene. L'obiettivo dei playoff sarà centrato dal Perugia. Allora avrete sicuramente parlato della squadra e dei giovani. Pierpaolo Bisoli ha lanciato parecchi giovani, classe 97-96, cito Zebli, cito Drolè, Joss che è finito alla Juventus. Secondo me, il mio parere, Zebli secondo me è il migliore che ho visto. Drolè è un ottimo giocatore, però dico, la personalità che c'ha in mezzo in campo Zebli è veramente è importante per un giocatore così giovane. Sì, sono state scoperte importanti perché è importante il risultato, ma è importante arrivare alla fine della stagione e avere qualcuno che tu puoi cedere per fare cassa, perché è fondamentale per tutte le squadre del mondo, ma soprattutto per le squadre di Serie B. Bilancio, il bilancio è fondamentale.